Sì, buonasera, siamo al Caffè du Globe con un convivio di dottoresse, la dottoressa Vincenti, la dottoressa Brogi e la dottoressa Nobile. E io entro subito nell'argomento. 30-40 anni fa c'era Carosello, c'era una pubblicità contro il logorio della vita moderna. Voi oggi vi siete ritrovate con tante amici e amiche per parlare di pause, di ritagliarsi del tempo, prendendo spunto dal tè. Beh, argomento semplice, apparentemente banale, in realtà si è rivelato nel corso di questo momento, di quest'ora trascorsa insieme, anche ricco di emozioni, ed era quello che in realtà noi volevamo suscitare. Le emozioni conseguenti ad un momento di pausa, di riflessione, nello stare con se stessi di fronte a una tazza di tè. Attraverso una bevanda gradevole, piacevole, leggera, da un punto di vista nutrizionale calorie zero, da un punto di vista emotivo calorie a mille, perché effettivamente ha suscitato in alcuni partecipanti delle sensazioni, delle emozioni molto belle e profonde, e questo ha contribuito anche a creare un clima di accoglienza e di condivisione. La difficoltà di oggi è la stessa, no? Il logorio della vita moderna di oggi è che siamo ingabbiati nei soliti luoghi comuni, il tempo che manca, il lavoro, la famiglia, eccetera. E quanto è difficile ritagliarsi questo tempo, quanto poco ci lasciamo trasportare da noi stessi, dai nostri sentimenti, da quello che siamo, e quanto riusciamo a venire fuori nella nostra emozionalità ed emotività. Ecco, questo momento di tè è stato un pretesto per provare a farlo, a entrare in contatto con noi stessi. Ecco, io volevo coinvolgere invece la dottoressa Nobile. Ecco, ma questi momenti si riescono anche a ricreare in casa, magari nel rapporto di coppia, preparando il pollo arrosto, il roast beef la domenica mattina? Beh, sarebbe molto importante poterlo fare, anche perché appunto nel gesto di cucinare insieme una pietanza c'è sicuramente un coinvolgimento che fa bene anche all'amore, no? Fa bene anche al rapporto di coppia, e si hanno relazioni più intense, e condividere in questo senso rende la coppia molto più aperta e unita. Quindi sarebbe molto, assolutamente, molto importante. Quindi basterebbe avere dei gusti culinari simili e sopportarsi mentre si cucina. Condividere anche lo spazio della cucina. Bene, adesso sentiamo invece la dottoressa Brogi. Ecco, siamo nell'epoca dei social network. In teoria un fortissimo veicolo di aggregazione, però in realtà forse un momento di isolamento, perché non sta a casina, è in rapporti con 150.000 amici, però poi forse non li conosce e non li incontra neanche. E questo è il logorio della vita moderna e la pausa del tè, come si riesce a conciliare? È il momento, è l'era dei social network, no? Come ha detto. È l'era anche però in cui le relazioni molto spesso diventano sempre più distanti, e mai come adesso penso si respira proprio a sentire, a leggere quello che appunto la gente racconta, si respira proprio sensazioni di solitudine molto spesso, proprio grazie, per dire così, a questi social network. Questo perché uno può avere anche 1000 amici su Facebook, però effettivamente poche persone con cui condividere il proprio tempo. Il tempo prezioso della condivisione è un tempo in cui ci si ritrova. Oggi è stato uno spaccato di questo tempo, no? Alcuni amici, altri conoscenti, altre persone non conosciute fra di loro, che hanno condiviso un'esperienza polisensoriale di degustazione del tè, che appunto può sembrare, come diceva prima Alessandro, una cosa abbastanza banale. In realtà si è riscoperto, diciamo, è visto con occhi diversi una bevanda,
che spesso abbiamo sulle nostre tavole o nei momenti di pausa, in modo diverso, cioè concentrandosi più su alcuni aspetti e anche assaporando lo stare insieme e le emozioni che ci ha suscitato. Benissimo. Allora, i 5 minuti della mia infusione sono scaduti, io bisogna che vi lasci, però ci rivediamo. Avete altri eventi in programma? Abbiamo altri eventi in programma, vorremmo andare avanti fino a giugno proponendone uno anche il prossimo mese, ma questo è una sorpresa, quindi attenti. Benissimo, vi lascio perché mi si raffredda il tè. Ciao e grazie. Grazie a te. Grazie.